eccoci qui con il man of the match. Cesar, ti chiedo, questo gol ha un'esultanza che è iniziata settimane fa con la Reggiana. Sì, mi volevo togliere questo rammarico che avevo già in quella partita. Per fortuna è arrivato oggi, siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto, al di là del gol che abbiamo giocato una buona partita, sempre con personalità e tenendo la palla sempre noi, portando sempre la partita a quello che vogliamo fare noi. Sono contento per fare il gol e dare così 3 punti alla Cremonese, che è molto fondamentale per questo fine di campionato. Vogliamo arrivare più alto possibile per raggiungere il nostro obiettivo. Hai detto una parola chiave che è personalità. La Cremonese ha dimostrato anche questa sera di averne tanta, in trasferta ha fatto ancora più punti di quanti ne abbia fatti in casa. Personalità che deriva anche da partite come quella con Palermo. Questa sera c'era anche un po' la rabbia di quella partita. Sì, perché tutti sappiamo come è andata quella partita e come ha reagito la squadra, da squadra vera, di volere il risultato, di volere sempre vincere dove va a giocare. Si è visto già della partita scorsa che questa squadra c'è e lotterà fino alla fine per raggiungere l'obiettivo massimo che è quello che vogliamo noi. Cesar, oggi è arrivato un segnale fortissimo da parte di tutto il gruppo, perché rispetto alla partita di sabato è stata modificata per metà la squadra che ha iniziato questa partita. Anche questo è un segnale importante, ci sono tante risorse in questa squadra. Sì, questo è il bello di questo gruppo, che quando c'è da chiamare qualcuno è sempre pronto a dare il massimo. Questa è la forza di questo gruppo, di questa squadra che voglio ottenere il massimo di risultati e niente, devo fare solo i complimenti a tutti, a quelli che hanno giocato magari meno in questo campionato e che hanno fatto oggi alla grande, e come ti ho detto, con personalità, che non è mai facile giocare in questo stadio con questa gente che spinge sempre, però questa squadra c'è qualcosa in più di volere sempre fare il risultato da dove gioca, e niente, siamo felicissimi per questi 3 punti che ci dà ancora fiducia per affrontare gli altri partiti. Si è avuto da subito, da quando sei arrivato a Cremona, la sensazione che tu in questa squadra ci giocassi quasi da inizio campionato? Ti sei inserito subito, ti chiedo come sta procedendo il tuo inserimento e se preferisci giocare da 10 come stasera o un pochino più dietro da mezzala. Guarda, sono arrivato che non era facile per lo stile di gioco che propone il mister, che è bellissimo, però mi sono trovato molto bene, ho capito subito quello che voleva il mister. Mi stavo trovando molto bene da mezzala, perché, come ti ho detto, avendo sempre la palla a noi è più facile giocare lì. Però ho sempre giocato 3 quarti, però non c'ho niente da dire, sto qua per dare una mano alla squadra e giocherò dove deciderà il mister. Io sono sempre pronto e per dare sempre il massimo e niente. Sono felicissimo perché veramente oggi è una vittoria molto. Grazie Cesare, complimenti. Grazie.